Bentrovati a tutti voi. Dunque, 5 giorni dopo il decreto del governo sulla obbligatorietà dei vaccini, arriva la decisione dell'Ordine dei Medici di Milano di radiare un professionista noto per le sue posizioni molto critiche nei confronti dei vaccini. Ed è la seconda volta che accade in Italia. Farò ricorso dopo aver letto le motivazioni. Questo il commento del medico. La decisione potrebbe sollevare delle polemiche, tanto che già un'associazione dei consumatori parla di inquisizioni e dice presenterà ricorso al Tribunale di Milano. Dario Miedico ha sostenuto le sue idee critiche sui vaccini anche sabato scorso, subito dopo essere stato sentito per l'ultima volta dal Collegio dell'Ordine dei Medici di Milano, che lo aveva messo sotto processo per le sue posizioni molto critiche rispetto all'obbligatorietà dei vaccini. Era il giorno dopo l'approvazione del decreto legge con cui il Consiglio dei Ministri ha stabilito l'obbligatorietà delle vaccinazioni per poter iscrivere i bambini ad asili nido e scuole materne. Questa mattina è stata diffusa la decisione, radiazione dall'albo professionale, sentenza il presidente Carlo Roberto Rossi. L'ordine aveva aperto un'istruttoria disciplinare dopo la sua partecipazione ad un convegno contro l'obbligo vaccinale. Miedico è un professionista noto tra i sostenitori del no ai vaccini. Ha continuato a sostenere fino all'ultimo che i vaccini portano benefici ma anche notevoli rischi, di cui la popolazione non è messa adeguatamente a conoscenza. Me l'aspettavo, reagisce a caldo Miedico, ma sono un capo espiatorio. Sui vaccini ormai si è scatenata una caccia alle streghe. Oggi colpiscono me con cose che non esistono per mettere paura ai tanti medici perplessi su questo tema. Io non sono assolutamente contro i vaccini, si sfoga. Sono solo fermamente contrario all'obbligo vaccinale, annuncia ricorso appena ricevute le motivazioni. Altre due volte il medico era stato convocato su questi temi e per due volte l'Ordine di Milano aveva archiviato la sua pratica. Questa decisione, commenta Dario Miedico, è figlia del clima di questo periodo, specie dopo il decreto del ministro Lorenzin. L'Ordine di Milano ha ora sotto esame in una istruttoria disciplinare altri 16 medici, perché nel 2015, insieme a Miedico e altri 153 colleghi, avevano firmato una lettera destinata al presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, esprimendo i loro dubbi sugli effetti delle vaccinazioni. Il primo firmatario della lettera è Roberto Gava, processato e poi radiato dall'Ordine dei medici di Treviso ed è stato il primo caso di medico Novax espulso dall'ordine professionale. E adesso andiamo a vedere come la direzione distrettuale antimafia di Napoli, che ha svelato come la Camorra avesse messo le mani sul piano di insediamento produttivo del comune di Marano. 5 persone sono finite agli arresti, tra cui ci sono anche i fratelli del deputato di Forza Italia, Luigi Cesaro. Secondo gli inquirenti, la Camorra si è affidata ad imprenditori che potevano avere agganci con la politica. Un patto tra politica, imprenditoria e camorra all'ombra del Vesuvio. È stato scoperto dai carabinieri del ROS nell'ambito di un'indagine della direzione distrettuale antimafia di Napoli che vede coinvolti i due fratelli del deputato di Forza Italia Luigi Cesaro, già presidente della provincia di Napoli. Agnello e Raffaele Cesaro, originari di Sant'Antimo, sono finiti stamattina nel carcere di Poggioreale con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio, minacce, reati aggravati dalla finalità mafiosa. Al centro dell'inchiesta intimidazioni e pressioni relative all'esecuzione del piano di insediamento produttivo di Marano, in cui sarebbero stati utilizzati i capitali del clan Polverino. La strategia della Camorra, secondo gli inquirenti, è quella di utilizzare per i lavori ditte che abbiano agganci con la politica. C'è stato un intreccio affaristico malavitoso tra il clan Polverino da un lato e gli imprenditori fratelli Cesaro da un lato, che ha consentito agli esponenti del clan Polverino di inserirsi nella realizzazione del piano di insediamento produttivo di Marano, evitando di esporsi con proprie imprese e di ottenere agevolazioni nell'aggiudicazione e realizzazione dell'appalto attraverso gli agganci che gli imprenditori fratelli Cesaro avevano con la politica locale. Dall'altro ha consentito agli imprenditori di realizzare i lavori senza avere problemi sul territorio con la criminalità organizzata, visto che erano scesi a patti con quest'ultima.
più di 500 gli appartamenti sequestrati, realizzati senza rispettare nessuna norma edilizia. Persino il materiale edile per costruire intere palazzine, come il noto Parco dei Gerani nella zona collinare di Napoli, era di scarsa qualità. Lavori eseguiti per 40 milioni di euro. Sono 5 in tutto gli arrestati. Con le loro imprese e l'aiutino politico avevano formato una triade con la criminalità organizzata, come ha spiegato il comandante della ROS, al fine di reimpiegare il denaro in attività illecite, dalla droga alle estorsioni. È ricomparso in un video Sergio Zanotti, il 56enne imprenditore bresciano rapito 10 mesi fa in Siria da un gruppo che si proclama vicino all'ISIS e membro di Al-Qaeda. Nel filmato caricato su YouTube da un utente identificato come Abu Jihad, Zanotti appare in ginocchio con una t-shirt azzurra in una stanza vuota con due uomini vestiti di nero e armati di fucile alle sue spalle. Oggi è il 1° maggio, mi chiamo Zanotti Sergio, questo è il secondo richiamo che mi lasciano fare. Il video poco fa è stato acquisito dalla Procura di Roma. E c'è stato un altro, l'ennesimo naufragio al largo delle coste della Libia. A bordo del barcone c'erano circa 500 persone, 200 sono finite in mare, secondo la Guardia Costiera, che ha inviato sul posto una sua nave, un rimorchiatore e anche una nave di una organizzazione non governativa, e ci sarebbero delle vittime. L'ultima tragedia del mare si è consumata poche ore fa davanti agli occhi dei soccorritori. 20 miglia a nord di Zuara, sulla costa libica, un barcone stipato all'inverosimile con 500 persone a bordo aveva appena lanciato una richiesta d'aiuto alla Guardia Costiera italiana: venite a salvarci, stiamo per naufragare. Dirottati immediatamente i mezzi di soccorso che erano nelle vicinanze, la nave dell'organizzazione umanitaria MOAS, un rimorchiatore, la nave Fiorillo, ma non sono arrivati in tempo per salvare tutti. L'imbarcazione sovraccarica infatti si è rovesciata senza affondare, forse per l'improvviso spostamento delle persone a bordo che si sarebbero concentrate sullo stesso lato dell'imbarcazione che galleggiava a malapena. Le immagini del naufragio per ora non ci sono. Certo è che 200 persone sono finite in mare, tra queste una ventina non ce l'ha fatta, sono annegate sotto gli occhi di chi cercava di salvarle. Gli altri sono stati tratti a bordo delle navi accorse sul posto. L'operazione non si è ancora conclusa. Ci sono almeno 200 sopravvissuti rimasti per ora aggrappati al barcone semiaffondato e intanto si continuano a cercare dispersi. In queste ore la Guardia Costiera sta effettuando altre 15 operazioni di soccorso che coinvolgono complessivamente 1.700 migranti. Ieri le navi di alcune organizzazioni umanitarie, tra queste Save the Children e SOS Mediterranee, stavano intervenendo per salvare dei migranti in difficoltà quando i membri di un motoscafo libico hanno sparato contro diverse barche sovraffollate di migranti colpendole. E la denuncia apparsa sulla pagina Facebook di una ONG tedesca con la testimonianza del capitano della Juventa, la nave utilizzata nei soccorsi. La stessa Guardia Costiera libica avrebbe poi riportato le imbarcazioni sulla costa violando così, denunciano le ONG, il principio internazionale del non respingimento. Questo dunque è quello che succede in mare per quanto riguarda i soccorsi, ma per quanto riguarda l'accoglienza, soprattutto in Lombardia, la situazione è piuttosto difficile. Subito, a pochi giorni dopo la firma del protocollo d'intesa tra i sindaci favorevoli all'accoglienza e il Ministero dell'Interno, sono arrivate infatti delle minacce a chi è in prima linea nell'ospitalità, e sabato prossimo ci sarà un'altra giornata di mobilitazione. Una linea divide nettamente i sindaci del nord Italia, da una parte quelli disponibili ad accogliere richiedenti asilo in base alle quote del sistema nazionale, dall'altra chi si rifiuta. In provincia di Milano la situazione si è inasprita. Molti primi cittadini hanno sfilato accanto ad associazioni e comunità etniche nella marcia di sabato scorso. C'è stata inoltre la firma in prefettura del protocollo per l'accoglienza insieme al ministro dell'Interno, e sono arrivate minacce a chi è in prima fila per l'accoglienza. L'assessore alle politiche sociali di Milano, Pierfrancesco Maiorino, la sindaco di Cinisello, Siria Trezzi, e quella di Sesto San Giovanni, Monica Chittò. Alzare i toni, che in un momento di campagna elettorale viene esasperato ulteriormente, e che questa alzata di toni, quando poi si tratta di una, come dire, di cogliere come obiettivo una donna che amministra, raddoppia la sua virulenza. A Sesto sono ospitati 70 profughi, qui sarà realizzata una grande moschea da 600 posti. Un'accoglienza diffusa sul territorio in alcuni appartamenti che non ha dato assolutamente nessun problema di relazione con la comunità.
In provincia di Varese in una ventina hanno costituito la rete civica dei sindaci per l'accoglienza. Erano anche stati ricevuti da Papa Francesco. Sulla loro pagina social raccontano i corsi di italiano, i lavori socialmente utili e la cronaca degli ultimi arrivi, come i nuovi profughi che saranno ospitati a Saronno, cittadina di 40.000 abitanti amministrata dal sindaco Alessandro Fagioli, eletto a giugno 2015 con una maggioranza Lega Fratelli d'Italia, è invece uno dei più strenui sostenitori del no. Ora però il prevosto ha aperto le porte della canonica ai 9 profughi nella piazza centrale del paese, a 2 passi dal municipio. Abbiamo tante famiglie in difficoltà senza lavoro, tante famiglie che cercano alloggio, quindi prima di dare disponibilità all'accoglienza dei profughi devo sistemare le situazioni dei saronnesi in situazioni di disagio. Da un anno siamo usciti dallo SPRAR, ci racconta lui, che nel 2016 era riuscito a impedire l'arrivo di 32 richiedenti asilo in una struttura delle suore. Fino a inizio 2015 sembrava che la provincia di Varese dovesse sostenere 1 migliaio di questi soggetti. Adesso siamo arrivati a 2000, sembra che ne dovranno arrivare ulteriori 2005. Sabato un'altra giornata di mobilitazione. A Sesto San Giovanni ci sarà un presidio di tutta la sinistra in solidarietà ai sindaci dell'accoglienza. Contemporaneamente a Milano si terrà un controcorteo della destra. Appuntamento davanti alla stazione centrale, dove pochi giorni fa un ragazzo di origine tunisina ha accoltellato 2 poliziotti. La Guardia di Finanza di Cuneo ha eseguito 9 misure cautelari nei confronti di imprenditori e personale della società costruttrice del Tenda Bis, il raddoppio del traforo internazionale che collega Italia e Francia passando da Cuneo. I reati contestati dalla Procura sono furto aggravato e frode in pubbliche forniture. Gli indagati avrebbero fatto la cresta sui materiali sulla vendita dei destinati alla costruzione e esecuzione dell'opera. 5 persone sono ai domiciliari, mentre 4 hanno l'obbligo di dimora, il cantiere è ora sotto sequestro. Mentre in Puglia 2 coniugi di 56 e 55 anni sono stati uccisi con alcuni colpi di pistola all'interno di una profumeria a San Severo in provincia di Foggia, l'uomo era pregiudicato per reati di droga e di recente aveva subito un altro attentato. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di una vendetta collegata ad un fatto di sangue avvenuto nell'ottobre del 2016. E adesso siamo al ciclismo. Il giorno dopo il grande spettacolo alpino, il Giro d'Italia propone oggi una tappa piuttosto mossa da Tirano a Canazzeri. Se c'è uno sport che sa raccontare davvero la vita, questo è il ciclismo. Sofferenza e gloria, disperazione e gioia, inferno e paradiso uniti da una manciata di chilometri lungo un unico percorso. Prendete la tappa di ieri, che è già storia, la maglia rosa Tom Dumoulin, frenato da guai intestinali nel momento decisivo della gara, commovente nella sua resistenza. Lo scalatore colombiano Quintana che va all'attacco appena la strada si impenna e poi Vincenzo Nibali, il campione tutto estinto. Ci sono campioni che vincono e basta e altri che lo fanno emozionando. La differenza è nel modo. Vincenzo Nibali appartiene alla seconda categoria. Quando 4 anni fa vinse il suo primo giro, lo fece in una tappa mitica che terminava sulle 3 cime di Lavaredo, con la neve che martellava il gruppo. Attaccò alla sua maniera, alzandosi sui pedali, stringendo il manubrio, curvando la schiena che è poi il suo marchio. Nibali non è uno banale. Un anno fa vinse un giro dopo essere stato umiliato, sconfitto, tramortito dal dubbio di non essere più quello di un tempo. Andò all'attacco su una montagna scortato sempre da Michele Scarponi. Michele per me era un fratello, sua moglie Anna mi ha detto: quando sei lassù e non hai più un briciolo di energia, pensa a lui. Ed è quello che ho fatto, ha detto Nibali ieri, subito dopo aver vinto. Parole che dicono che il ciclismo è davvero un mondo a parte, fatto di umanità e non solo di siringhe. Ci sono immagini che vanno oltre il tempo, perché a scattarle è direttamente il nostro cuore, e chi se ne importa se tutto questo può sembrare retorico, e comunque non lo è. Se hai passato una vita a spaccarti le gambe in allenamenti durissimi, se hai vinto dopo aver passato 222 km in sella, 50 di salite dure, 500 metri di dislivello, su e giù, da Mortirolo e Doppio Stelvio. Ora tutto può davvero succedere, perché da qui al traguardo di Milano ci sono ancora 5 tappe, 2 durissime, quella di domani con il mitico Pordoi e l'altra di sabato, dove ci sarà da scalare il Monte Grappa. È lì che si deciderà il giro numero 100, anche perché in classifica generale ora il vantaggio di Dumoulin è di appena 31 secondi su Quintana e 1,12 su Nibali. La sensazione è che il meglio deve ancora venire. Prima di chiudere c'è un'ultima ora, sono solo poche righe. Un raid della polizia al quale prendono parte le forze speciali antiterrorismo è in corso in questo momento nel centro di Manchester. Ne ha dato notizia il Manchester Evening News su Twitter. Ed è tutto, vi lascio adesso a Tagadà. Grazie per averci seguito e buona giornata.